Ciao fans! Ciao fans, prima di iniziare il video vero e proprio volevamo farvi vedere bene le nuove magliette che sono in vendita nel nostro shop. Quindi Luna, cosa devono fare? Andare online su Tube Shop Italia, cliccare su The Moon Riders e troveranno la nuova collezione. Ovviamente il link dello shop è in descrizione nel video. Visto che ultimamente non riusciamo a rispondere a tutti i messaggi che ci fate in direct sia su Instagram che su Facebook, abbiamo deciso di raccogliere tutte le domande che ci avete fatto in questa settimana per ritrovarci qua adesso e rispondervi in un video, almeno è più comodo e rimane lì per sempre, così quando e se ci farete di nuovo le stesse domande vi linkiamo il video, che è più comodo. Ah, ok. È una buona soluzione, è un po' come per l'attrezzatura, visto che le domande bene o male erano sempre quelle, abbiamo fatto un video di mezz'ora in cui spieghiamo l'attrezzatura, è lì, e quindi quando ci fate la domanda sull'attrezzatura vi linkiamo il video ed è molto più comodo sia per noi che per voi, così la vedete tutta dal vivo. E quindi qua uguale, facciamo questo video in cui rispondiamo a tutte le vostre domande e prima di farlo, come abbiamo già fatto vedere prima, vi facciamo vedere le nuove magliette che sono in vendita nel nostro shop su Tube Shop Italia. Sono online da un paio di settimane, quindi è una collezione totalmente nuova. Sono bellissime ovviamente, sia perché sono nostre, sia perché le mette Luna e sia perché oggettivamente sono fatte veramente bene. La modestia di Buzzini. Abbiamo fatto due linee, una molto più semplice come la mia e una abbiamo un po' riadattato quella vecchia, ecco, diciamo, quindi dietro c'è il logo grande con la luna e la moto, sempre rifatto, ecco, e facciamo vedere. Davanti abbiamo tolto i nostri loghi personali e abbiamo fatto questa scritta colorata, molto bella. Adesso leggeremo le domande e poi o io o Luna vi risponderemo, però comunque vi diremo sempre e solo la verità. Cosa devo giurare? Una cosa del genere, tipo con la mano sulla Bibbia. Vai, passo la parola a Eros. Perché pubblichi queste preview inutili su YouTube? Allora, la storia in realtà delle preview nasce dal 2018, in cui inizialmente il progetto era composto da me e un altro ragazzo. Quindi dovevamo in teoria fare un video completo di 10 minuti, un quarto d'ora a settimana, io, e un video completo a settimana lui, così almeno l'impegno era farne uno a testa ogni due settimane, però alternando le settimane veniva un video a settimana. E dopo poco più di due mesi, diciamo, si è chiamato fuori dicendo che era troppo impegnativo e lui era appena andato a convivere e diceva che non ce la faceva comunque a fare un video in due settimane. Mi aveva proposto di farne uno quando capitava, lo avrebbe pubblicato quando aveva voglia e se aveva tempo. E il tutto con una nota audio, quindi cioè, mi ha smontato il progetto così con una nota audio, quando all'inizio gli ho detto: ma sei convinto di voler intraprendere questo progetto? Guarda che poi serve impegno. Convintissimo. E beh, è durato due mesi, quindi probabilmente non era così convinto o non aveva capito effettivamente che mole di lavoro c'è dietro questa cosa. E quindi poi mi sarebbe rimasto sarebbe rimasta la pubblicazione di un video ogni due settimane, che su un canale YouTube è un tempo lunghissimo, cioè l'intervallo che ci sarebbe stato. E quindi ho pensato in quel momento lì, con pochi video a mia disposizione, poche registrazioni, poche idee, cosa si potesse fare per buttare giù un video a settimana perlomeno. E quindi la soluzione più immediata è stata una settimana alla preview di quello che ci sarebbe stato e la settimana dopo il video completo. E poi questa cosa in realtà me la sono un po' portata avanti col tempo, perché fondamentalmente fare un video alla settimana, considerando tutti gli altri impegni che ho e che abbiamo. Ciao fans, siamo qui tutti riuniti questa celebrazione a contemplare il bicipite. Contemplare il bicipite di Eros. Fans, comunque stiamo allenando una piccola allieva qua. Si intravede anche una specie di vena lì. Ciao fans, siamo arrivati in cima alla diga del Sambuco, che è circa 2300 metri. Praticamente siamo qua, vedete che là c'è tutta la neve e vedete che ci sono i fiocchettini che vengono giù. Ciao fans, siamo arrivati a Vienna. Sono le 7.35, sono appena uscito dall'ufficio, alla faccia di chi dice che non facciamo
tutto il giorno e l'una è ancora lavoro. Per me è impossibile, cioè nel senso, o lo fai di fare video per lavoro, cioè ha una monetizzazione seria che ti permette di sopravvivere, o comunque che stai sveglio anche di notte perché monetizzi un sacco di soldi, dici vabbè dormo un'ora, chi se ne frega, però monetizzo tanto. E invece, siccome questo per ora non è il nostro caso, facciamo un video ogni 2 settimane. Cioè la storia della preview fondamentalmente è questa. Poi in realtà col passare del tempo leggo un sacco di volte messaggi del tipo: ma perché fate video di un quarto d'ora? Sono troppo lunghi. Ecco, la preview è la soluzione ai vostri problemi. 2 minuti di video, vedete le scene cult di cosa sarà nella, è un po' come i trailer del cinema. Cioè in realtà la preview è un po' il trailer che vedi prima di andare al cinema. Se il trailer è bello, poi vai al cinema. Se il trailer è una ciofeca, poi non lo guardi il film finale. E quindi la preview è un po' il trailer. Infatti la playlist dove ci sono tutte le preview si chiama Coming Moon, al posto di Coming Soon, Coming Moon, perché mi piaceva un po' questa assonanza. E la fantasia di Buzzini. E quindi in realtà mi risolve il problema delle persone che non hanno un quarto d'ora per vedere i video, ma allo stesso tempo mi permette di pubblicare qualcosa ogni settimana. Poi nel mentre ci sono stati tutti i video della domenica, quindi all'inizio pubblicavo un video una domenica sì e una domenica no. Adesso invece ho talmente tanto materiale, sono riuscito a portarmi talmente tanto avanti durante tutti questi mesi di lockdown, blocca qui, blocca là, non può andare lì, non può andare là, che adesso uscirà anche ogni domenica un video diverso e rimane un video lungo ogni 2 settimane, perché io purtroppo più di così non riesco a fare. Cioè l'alternativa sarebbe che Luna imparasse a editare da zero, prendere un altro PC fisso da 3.500 euro, trovare lo spazio per metterlo e che Luna si mettesse a fare un video a settimana, cioè anche lei un video ogni 2 settimane, così alterneremo i video e avremo un video alla settimana. E ti interrompo. Però direi che non perché, è perché questa non sarebbe la soluzione. La soluzione sarebbe trovare una persona che ci monti i video. Ah, beh, sì, però mi tocca pagarle, quindi già non monetizziamo un tubo e no, più, cioè, così andiamo ancora più in perdita. No, perché quando e se in futuro potremo riuscire ad avere un pubblico così vasto, tantissimi iscritti come ce li hanno altri youtuber, potremo permetterci appunto di avere una persona da pagare per montarci video come fanno praticamente quasi tutti. Esatto, perché forse non tutti sapete che in realtà la maggior parte degli youtuber registra ma poi non monta, soprattutto quelli che lo fanno in questo ambito motoristico, quindi loro sono in giro a fare le riprese, ma se sono in giro a fare le riprese non hanno il tempo di montare i video e quindi loro riprendono e poi hanno chi gli monta i video, e mentre qua è tutto fatto in casa, dalle riprese al montaggio all'editing a qualunque cosa, e perciò cioè, richiede un sacco di tempo, già tutto l'investimento del materiale, attrezzatura eccetera, più le idee, più il tempo, cioè è impossibile fare un video a settimana, cioè mi spiace ma io non ce la faccio. Questo è un po' perché. Bene, dopo questa perla di Buzzini possiamo andare avanti con le domande. Allora, ci chiedono quando passeremo nella zona di Padova, perché vorrebbero incontrarci. Direi quando Beppe ce lo permetterà. No, in realtà quella zona, diciamo che a est dell'Italia abbiamo fatto pochi video, principalmente per il fatto che comunque è lontano e ci dovremmo stare più di un giorno. E non è sempre facile trovare weekend dove sia sabato che domenica c'è sole e soprattutto combaciarli con tutti gli impegni che abbiamo, soprattutto sui lavorativi, perché io nel weekend fondamentalmente non lavoro e quindi è un po' complicato per quello, e quindi andare tutta la zona Padova, Alto Veneto, Dolomiti, Trentino, e in giornata diventa 4 ore di autostrada andare, 4 ore di autostrada tornare, e coi 3,90 cioè è follia. Muori. E soprattutto perché veramente in autostrada non è il suo habitat, ti tira scemo con le vibrazioni e cioè non mi va sinceramente di fare un viaggio del genere. E quindi diciamo che forse quando cambieremo moto o avremo più giorni attaccati, o quando condividerete il canale con tutta la popolazione mondiale e ci permetterete di farlo diventare un lavoro come quelli di The Grand Tour, allora forse in quel caso verremo anche a Padova, in tutto il nord-est. Poi ci hanno chiesto chi finisce prima le gomme.
Qua è interessante, cioè nel senso in realtà le finisco prima io perché peso quasi 30 kg in più e quindi è normale che le finisca prima, però Luna ha il pregio di volerle usare fino alla fine. Che amore, fuori la tela. Te l'avevo detto. Non puoi controllare. E quindi le finisco prima anche per quel motivo, perché io quando vedo che sta per finire... ce le ho già comprate quelle nuove. Invece lei finché non vede la tela neanche le ordina quelle nuove, e quindi in realtà le finisco prima io per due motivi: il peso e soprattutto perché le compro prima che finiscano. Vabbè, comunque non si spreca niente qua, bisogna risparmiare su tutto, quindi anche sulle gomme. Quindi se si può fare 100 km in più, esatto, facciamoli. Arriviamo dal gommista con la tela. Ma non fatelo perché non va tanto bene. Allora, questa domanda mi piace. Buzzini, a quando il matrimonio? Perché c'è una persona che ci vorrebbe prestare la sua S1000RR per il matrimonio. Allora, va bene per la moto, però non me la sento. Cioè, è troppo presto e poi voglio fare le cose per gradi, quindi prima voglio... trovare una sistemazione stabile, definitiva, poi vorrei comprare casa e poi dopo forse potrei, non che vorrei, potrei sposarmi. Ok, quindi passeranno 10 anni. Ma alla fine tanto cosa cambia? È già così, cioè perché devo andare a spendere una badilata di soldi per fare un matrimonio quando alla fine è come se si è sposati? Quindi a quando il matrimonio, in realtà essendo adesso nel 2020, direi prima del 2030, credo. Però non tanto prima. Ecco, poi una domanda che in realtà racchiude un po' tutto il senso di fare i video è: cosa vi ha spinto a intraprendere questo progetto? In realtà, cioè, non era iniziato con Luna, ma l'idea che abbiamo portato avanti era la stessa iniziale, perché vedevo un sacco di video, vabbè, alcuni fatti bene oggettivamente, però dove, cioè, la gente andava in strada veramente a... come se fosse in pista, cioè senza regole, senza... un po' così, un po' troppo esuberante, diciamo. E poi c'è troppa ignoranza nei video, cioè veramente... cioè ok, faceva ridere, però mi sembravano un po' troppo estremizzati, come se i personaggi che vedevo non erano persone, ma si erano costruite proprio un personaggio per estremizzare l'ignoranza, le battutacce. E quindi sì, vedevo dei posti carini, dei posti belli, video montati alcuni bene, però cioè, il video in sé cioè, non mi trasmetteva niente. Sì, mi faceva una risata, però poi il giorno dopo non mi ricordavo neanche più cosa avevo visto. E quindi il progetto è nato un po' per questo motivo, quindi far vedere dei posti belli, fare dei montaggi fatti bene, cioè, questa ovviamente è una cosa che porti avanti con l'esperienza. Sì, mettere un po' di ignoranza, nel senso qualche battuta, un po' di simpatia, un po' di Luna Colombo. Porca puttana! Hai visto? No. Sono di mercoledì sera. Ero impegnato a urlarti nell'orecchio. Oh sì, sole! E questi qua non sanno cosa lo... non sanno cosa gli aspetta. Esatto. Surprise! Surprise, motherfucker! Però ecco, cioè non proprio costruirsi un personaggio che sia una caricatura di un motociclista. Quindi poi il fatto è che molti di questi video vengono visti anche da persone che in realtà non vanno in moto, e quello che passa è che sono tutti ignoranti, buzzurri, che vanno in giro come se fossero in pista. Poi quando succedono gli incidenti dicono beh, è normale, guarda come vanno in giro in moto, e per forza che poi si schiantano. E siccome a me essere inserito in questa categoria non è che mi piaccia particolarmente, anche perché la volta che per disgrazia mi dovesse capitare un incidente, non voglio che si pensi a prescindere è un cretino, meno male che è caduto, meno male che si è fatto male. Purtroppo tante volte quando vedo i post dei vari giornali che pubblicano queste cose, i commenti sotto sono di questo tenore, persone decerebrate che li scrivono. Però comunque nell'immaginario collettivo l'immagine motociclista purtroppo è un po' questa. E quindi volevo, perché è nato da me inizialmente, poi lei diciamo che si è unita condividendo questa cosa, vorremmo un po' cambiare la mentalità di chi guarda i video, di chi va in moto, e soprattutto magari cambiare un po' la mentalità o costruirla dei ragazzini che si approcciano a questo mondo, cioè della serie, ti puoi divertire,
anche senza rischiare di morire ogni volta che esci in moto. Cosa che invece guardando gli altri video, cioè io spesso mi domando, ma cioè, prima o poi succederà che, cioè, vedendo come vanno in giro, non è che me lo auguro, però, cioè, dici, cioè, andare in giro sempre così non è che ti può andare per sempre bene, cioè. Eh sì, E quindi poi dopo c'è purtroppo il fenomeno dell'emulazione e loro, perché mi è capitato di avere delle conversazioni con qualcuno di questi youtuber super pompati che vanno in giro così, mi disse, ma non è perché lo faccio io allora gli altri mi devono copiare, se mi butto dalla finestra gli altri si buttano. E no, però se un ragazzino di 10, 11, 12 anni che ormai hanno accesso a internet da quando imparano a usare uno smartphone e inizia a vedere questi video, poi pensa che è normale andare in giro così. È come se uno cresce, che ne so, in un paese dove la donna viene considerata un oggetto e poi lui cresce con la mentalità che la donna è un oggetto. E quindi se uno cresce vedendo che tutti vanno in giro in moto così, pensa che sia normale andare in giro così. E quindi il progetto era per andare contro tendenza a questa cosa. Ed è per questo che abbiamo pochi iscritti. Eh sì, perché... cioè non ce n'è come mettere un video idiota di 10 secondi dove uno cade in moto che non fare un video in stile National Geographic di un quarto d'ora con delle riprese bellissime a 360 gradi del drone, pensi a come fare le inquadrature, montale, fai video in doppia, però se non cade nessuno, nessuno fa l'idiota, poi in realtà il pubblico è limitato. Invece se fai della roba stupida è visto da più persone, però vabbè, pazienza. Perlomeno posso dormire tranquillo di notte. Poi ci chiedete se vogliamo prendere le moto nuove. Sì, le vogliamo prendere. Il problema è che non è che è come su Gran Turismo che guadagni crediti facendo le missioni e poi prendi la moto nuova. E comunque, cioè, prendere due moto nuove è un costo non indifferente. Già prenderne una, sì, in teoria questo dovrebbe essere l'anno buono. Nel senso che, sì... quest'anno teoricamente prendiamo almeno una moto nuova. No, prendiamo una moto nuova. No, nel senso che sì, prendiamo una moto nuova. Poi quella vecchia in realtà ce la teniamo perché siamo affezionati. Poi oggettivamente la mia ha tantissimi chilometri, la manderebbero tipo in Bulgaria e mi darebbero 1000 euro giusto perché così, tanto ho 1000 euro e vai via. Siccome ci sono affezionato e per quella cifra me la tengo e poi dopo la metterò in soggiorno d'esposizione. Come baluardo di come ho conosciuto Luna. Un baluardo. E poi in realtà, cioè, aspettavo di vedere la 09 nuova, però è una ciofeca incredibile, cioè inguardabile, e quindi ho ripiegato di nuovo su quella che mi piaceva prima, che era la 09 Escluo, quindi probabilmente sarà quella, molto probabilmente. Allora, poi c'è un'altra domanda che ci avete fatto, cioè perché se abbiamo già video pronti per il futuro non li facciamo uscire ma li teniamo lì? Allora, in realtà i video della domenica, pensate, sono pronti fino a novembre 2021. Il perché lo facciamo in realtà un po' è per quel senso di accantonare che tipo... cioè, poi ho l'ansia di non aver cose, no? Quindi preferisco mettere da parte il più possibile e poi farli uscire lentamente che non buttarli su tipo due settimane e poi arrivare a un certo punto che, non lo so, un imprevisto, un cambio di lavoro, un qualunque cosa che poi per un po' di tempo non ho proprio oggettivamente la possibilità di editare e poi non pubblico niente. Quindi preferisco programmare alla lunghissima distanza ed essere sicuro di avere sempre delle cose con le scadenze programmate senza mai saltare una scadenza da pubblicare. E quindi un po' questo è il motivo, perché continuando la domanda continuava con una constatazione della serie: sarebbe più bello vedere video registrati di recente. Sì, però pensate ad esempio in questo periodo o al periodo di lockdown dell'anno scorso, gli youtuber pubblicavano che fanno video in moto, comunque anche altri che portavano video di viaggi, eccetera. Pur di pubblicare qualcosa e monetizzare, pubblicavano i video dove si tingevano i capelli, dove facevano gli scherzi al cane, cioè oppure facevano tipo i video dei cretestizze in cui pubblicavano i pezzi più belli dei viaggi, che già poteva starci più. Siccome non voglio pubblicare video in cui mi tingo i capelli o mi taglio la barba o in cui facciamo lo shampoo a Luna, perché cioè il progetto è nato in maniera seria e vorrei che rimanga tale, preferisco avere materiale tipo stipato che poi quando mi serve lo tiro fuori, che non
essere lì a rincorrere il dover pubblicare video, che poi in realtà non ho materiale, mi fanno il lockdown, non ho più niente, mi tocca fare il video dove mi taglio la barba, che poi magari fa più view anche dei video in moto, perché poi il mondo è strano, però non è quello che vogliamo fare, cioè almeno non io. Vuoi fare un video dove mi fai la tinta? O dove mi taglio la barba? Facciamo verdi? Poi facciamo il simbolo del dollaro in fronte, faccio io, bella bro. Cioè, boh, veramente io non capisco. Ma soprattutto questi follower che guardano ste roba. Sarò antico io, non lo so. Concludiamo con un fans che ci dice: mi fa tanto piacere vedere i vostri video, e quindi ve ne abbiamo fatto uno nuovo adesso da guardare. Perciò ci fa piacere che vi fa piacere. Ci fa piacere monetizzare qualche nocciolina, giusto per dire che perlomeno non lo facciamo proprio così a caso, ma che è un progetto che comunque bene o male nel tempo sta crescendo. E, no, a parte gli scherzi, la cosa della monetizzazione oggettivamente non ci porta a nulla e non è il vero motivo con cui era iniziato tutto. Oggettivamente, andando avanti nel tempo, è una cosa che fa piacere, perché vuol dire che c'è riscontro dall'altra parte, e soprattutto vuol dire che il tempo che stai spendendo in un certo modo ti viene ripagato, non moltissimo, poco, però ti viene ripagato. E poi soprattutto ti dà la possibilità, se i progetti funzionano, sono apprezzati, in un futuro di comunque non abbandonare il lavoro che ho, almeno io personalmente, non solo una, per buttarsi solo su questa cosa. Però magari ti può dare la possibilità di trasformarlo in qualcosa che non si sa ancora. Quindi a me è sempre piaciuto un po' lo stile di De Grand Tour adesso e del vecchio Top Gear, con l'una comunque ho la possibilità un po' di fare queste gag, siparietti eccetera, e mi piacerebbe portare un format simile. Ovviamente solo io e lei è impossibile da realizzare, perché le possibilità che hanno loro sono esponenzialmente più alte, sia in tempo sia nel fatto che comunque Jeremy eccetera, loro girano, non fanno niente, non so neanche in realtà nel concreto poi cosa programmino, o se comunque hanno dietro tutta una troupe che gli organizza il viaggio, dice dove andare, cosa fa, gli hotel. Mentre qua, siccome siamo ancora al livello che è tutto qui, homemade, cioè praticamente la troupe inizia qua e finisce qua. È difficile fare una cosa del genere, però sì, ci piacerebbe, cioè almeno mi piacerebbe, non so te, che diventasse un qualcosa del genere. E quindi l'idea sarebbe riuscire ad arrivare a quel livello con gli anni, però fondamentalmente ci servirebbe il supporto di tutti, che dovreste iscrivervi al canale, attivare la campanella, così quando escono i video nuovi, che escono sempre gli stessi giorni agli stessi orari, però ogni tanto pubblichiamo qualcosa anche in giorni particolari, tipo i test ride, o questo video ad esempio uscirà di mercoledì. Quindi se non attivate la campanella poi mi tocca spammare in continuazione e non è simpatico. Invece se vi iscrivete, attivate la campanella, è meglio, così vi arriva la notifica, io non devo far niente e non devo stressare l'una dicendole pubblica che è uscito il video, e quindi è un beneficio anche per lei. E stress. Penso che abbiamo risposto a tutte le domande. Vi ricordiamo che abbiamo anche una pagina Instagram e una pagina su Facebook, che hanno un bel po' di seguito. E soprattutto su Instagram pubblichiamo le storie del quotidiano, dove Luna Colombo fa cose. Luna Colombo scala la montagna. Luna Colombo non vuole guadare il fiume. Ciao fans, siamo allo scoglio di Peppino. Di Peppino Esposito. Quindi potrebbe essere interessante da seguire. E non so, Luna, vuoi aggiungere qualcosa? Mi coglie sempre impreparato. In realtà finge di ascoltare, ma non sta ascoltando realmente. E poi quando la chiami in causa, si sveglia dal torpore della serie. Oddio, ma ha chiamato me? È un po' come a scuola quando la interrogavano. Che tipo, avete presente quando... Oggi interroghiamo e inizi a fare così e poi dici oddio, speriamo che non chiama me, e poi invece la prof fa così e dice Colombo, e lei, ecco, è un po' così con Luna. Quindi vabbè, te lo richiedo adesso che sei un po' più sveglia, puoi aggiungere qualcosa? Visto che praticamente l'80% del tempo ho parlato io e certo, mi dicono sempre
Sarebbe bello che Luna partecipasse di più. No, perché devo... partecipa di più. No, è perché lui c'ha mania di protagonismo, capito? No, quindi mi parla sopra e quindi non riesco mai a dire niente. Non è così, è che io ho più parlantina, però è più allenamento. Adesso però ti cedo la parola, è tutta tua la scena. Guarda, io esco anche dall'inquadratura. No, dai, non so cosa dire. quindi non è che ti parlo sopra. No, hai detto tutto tu e quindi non c'è più niente da dire. Ah, ok, quindi la chiudiamo qua. E la prossima volta mi prepari il discorso, così lo dico. Ah, io ti preparo il discorso, certo. Ma non funziona così, devi dire quello che senti, quello che provi, quello che è nell'animo. E cosa devi dire? Concludi con un ciao fans. Ciao fans. Vedete, questa roba qua è brava a farla, eh. Praticamente inizia e chiude i video. E comunque serve anche questo. Ci vediamo non so quando con un nuovo video. Ciao fans. E iscrivetevi, perché c'è il 70% di view dei non iscritti. Invece se vi iscrivete meglio.